Grazie Presidente, grazie Vicepresidente. Mi pare che ci sia innanzitutto un problema di procedura rispetto invece a un merito della questione sul quale evidentemente non è difficile trovare un accordo. Cioè, nel merito è chiaro che qualsiasi strumentazione di sicurezza deve passare a un esame sulla salute dei cittadini, sulla privacy dei cittadini e sulla efficacia della misura stessa. Il rapporto costi-benefici, quanto costano queste macchine, perché anche questo è un problema, e quanto, e credo che poi diventerà l'aspetto più delicato, in realtà solitamente queste tecnologie sono facilmente eludibili da gruppi di terroristi ben organizzati, mentre riguardano i cittadini. È vero per le impronte digitali. È vero per la conservazione dei traffici telefonici e delle intercettazioni, i gruppi ben organizzati non hanno paura di questi controlli, che invece vanno e diventano controlli di massa di decine di milioni di persone. Allora, credo che siamo d'accordo a che una strumentazione del genere possa avere semaforo verde da parte dell'Unione Europea solo dopo un'analisi rigorosa di tutti questi aspetti e solo dopo che questa analisi abbia dato parere positivo a tutti questi aspetti. Quanto alla procedura, noi siamo stati investiti da un documento nel quale il titolo, nella parte A dell'annesso del documento 1258, ha come titolo appunto Methods of Screening Allowed, i metodi consentiti. Allora, forse questo titolo che ci ha indotto a lanciare un allarme, magari eccessivo rispetto alla procedura, perché allowed vuol dire consentito, e invece noi chiediamo che questi siano consentiti solo dopo che ci sia una valutazione tecnica e quindi una decisione assolutamente politica. In questo senso va la risoluzione di domani. A lei a questo punto, dopo l'impegno politico che prende, trovare, diciamo, la via tecnica per procedere in questa direzione e troverà nel Parlamento, credo, un Grazie. interlocutore leale.